Ciao, io sono tornato per il video di questo episodio. Oggi siamo tornati in Akachi SCP e siamo su un video e non in live. Siccome questa serie vi sta sempre piacendo, sempre di più, piace sempre tantissimo, io come ogni episodio vi ripropongo sempre la sfida. Se arriviamo a 5.000 mi piace, tra due giorni esce una nuova puntata alla ricerca di un nuovo bellissimo e fantastico laboratorio di SCP. Quindi a 5.000 mi piace, accorciamo i tempi e il video esce praticamente entro due giorni. Poi vi ricordo anche una cosa fighissima e importantissima, cioè che questo sabato io, Giulia e il nostro bellissimo fumetto Un mondo di cubi, il risveglio di Herobrine, saremo a Perugia alla fumetteria Star Shop. Qui sullo schermo staranno apparendo le varie indicazioni, gli orari e la via precisa in cui trovarci appunto a Perugia. Venici a trovare in tantissimi, vi aspettiamo. Così ci facciamo una foto, un selfie, due chiacchiere e ovviamente vi firmiamo e vi disegniamo anche sul fumetto. Poi, incredibile, incredibile, sarò di nuovo sempre insieme a Giulia e il nostro fumetto a Roma. Saremo all'ARF Festival a Roma, il festival del fumetto, questa domenica, quindi domenica 26 maggio. Ci saremo per poco, quindi per tutti quelli che si sono persi l'opportunità sabato scorso potete rimediare, quindi mi raccomando, non fatevi scappare anche quest'altra possibilità. Se di Roma o dintorni, se fate una gita, insomma, veniteci a trovare. E raga, dopo questa miriade di annunci, vai con il video e con la sigla. Ok ragazzi, eccoci all'interno del nostro bellissimo mondo di Akachi SCP. Nella live di ieri abbiamo fatto troppe troppe cose. Veramente, se ve la siete persa dovete assolutamente recuperarvela. Magari non tutta insieme perché dura comunque un'ora, però magari a pezzetti, che ne so, mezz'ora qua, un quarto d'ora là, riuscite a recuperarla. Perché raga, sono successe di cose, ma di cose davvero incredibili. Abbiamo scoperto praticamente che loro, dove stanno? Occhio e Lino, sono malati. Hanno la malattia del virus della piaga zombie. Ed è una cosa, raga, assurda. Sapete perché? Perché questa cosa mi costringe ad andare per forza in giro con questa tunica. Ebbene sì, raga, nella live sono addirittura stato contagiato dal virus della piaga zombie, che in teoria, non lo so, è sigillato qua dentro, ma a quanto pare è riuscito a contagiare sia Occhio che Lino. Ed è stata una cosa molto molto brutta. E siamo riusciti a salvarci veramente all'ultimo secondo, perché il virus ci aveva preso totalmente. Eravamo all'ultimo stadio. Il virus stavamo per trasformarci in zombie e morire per sempre, perdendo tutto quanto il mondo. Ma in live siamo riusciti a liberarci da questo virus in una maniera incredibile. Quindi se ve lo siete persi, raga, correte subito a recuperarvi la live di ieri. Per forza, per forza, per forza. Poi cosa abbiamo fatto ieri? Siamo andati ad esplorare in giro, tipo in quella direzione di là siamo andati, e abbiamo trovato due laboratori uno accanto all'altro. Ovviamente la curiosità non ci ha fermato e siamo entrati in entrambi. Come vedete dal mio bellissimo inventario abbiamo tipo 46 fette di pizza. Ebbene sì, perché finalmente abbiamo trovato dov'è, dove l'abbiamo messa qua dentro. Ora ho paura del virus, anche se in teoria abbiamo questa bellissima tunica e non dobbiamo farci niente, cioè non ci infettiamo. Però abbiamo questa The Never Ending Pizza Box, cioè la scatola di pizza infinita. Noi la piazziamo, possiamo cliccare e all'infinito ci darà cibo, ci darà fette di pizza infinite. E noi sì, finalmente dobbiamo più ammazzare animali per mangiare, possiamo mangiare la nostra pizza, è buona, formaggiosa, e siamo super contenti. Quindi bene, cibo infinito, la prima SCP che non ci fa danni ma ci fa solamente che bene. E il secondo che abbiamo trovato, raga, è una cosa che quasi nessuno conosceva, veramente in pochi, che è una sorta di sempre qui dentro, mi sembra l'abbiamo messa, o di qua, no, è di qua, è qua dentro. È una sorta di enciclopedia delle malattie, con scritte tutte quante le malattie. È questa qua, The Encyclopedia of Common Diseases. E stiamo veramente alla larga da quell'oggetto lì, perché è veramente pericoloso. Ogni volta che andiamo a leggere il libro e leggiamo il nome di una malattia, quella malattia si avvera sul nostro corpo. E fidatevi che in live è successo di tutto. Malattie che neanche esistevano, tipo la levitazione. Abbiamo iniziato a volare all'interno, infinito verso il cielo, non ci fermavamo più. Oppure i bug assurdi con la paura dell'acqua, tipo crashato il gioco. La live di ieri è stata assurda, quindi correte a rivederla. E ovviamente vi dico che ogni martedì penso andremo in live alle 17, quindi martedì prossimo ci aspetteranno tante altre avventure insieme in live, dove commentare e fare un sacco di cose fighe. Io direi, siccome ho individuato un altro laboratorio prima di iniziare a registrare, di incamminarci verso questo laboratorio, che è più o meno qua, in quest'angolo qui, vicino a quello ma neanche troppo.
subito dopo il laboratorio dei fenicotteri rosa, praticamente. Comunque, stavo dicendo, se vedete che ho la level card 5 keyboard, questa qua, insomma, la testa di livello 5 rossa, e non ho più la Omnicard blu, è perché con l'aggiornamento della mod hanno levato la Omnicard. Evviva, un applauso a chi ha messo! E vai! Non ha senso, perché? Non lo so, comunque l'hanno levata ed è diventata una livello 5 rossa. A noi non ci interessa niente alla fine, perché è comunque il massimo livello che c'è, che possiamo trovare. Però, ecco, c'avevamo quella blu, era bella uguale. Però, dai, forse rossa è più figa. Allora, lì c'era quello di fenicottero. Ma il fenicottero? Era un fenicottero. È un fenicottero quello. È un fenicottero rosa. Attenzione a non colpirlo, perché potrebbero esserci dei problemi. Caro fenicottero, ti lascio lì. Ma la porta è aperta? Ah no, è chiusa, ok. Va bene, fenicottero. Non so perché tu sia lì e non sei dentro la nostra gabbia, ma ok. Facciamo che ci passiamo qui tranquillamente. Tranquillamente così, calmi calmi. Tu sei buono lì, ok, ce ne andiamo. Comunque, il laboratorio che ho trovato, l'ho trovato per puro caso, perché stavo continuando ad esplorare in questa direzione e mi sono trovato sopra un laboratorio. Cioè, il laboratorio era sotto di me e non so come abbia fatto a spawnare così male, perché è spawnato malissimo. Ma va bene, non c'è problema. Noi ci andiamo lo stesso e vediamo cosa succede. Allora, in questa zona non ci siamo mai andati. È un angolo dei conde junk mai esplorato. Vediamo un po' cosa c'è. Allora, dovrebbe essere tipo spawnato qua sotto. Eccolo qua, raga. Io stavo sopra questa montagna e mi sono trovato sopra il laboratorio. E ok, va bene. Non so cosa sia, ma ok. Ha una forma cilindrica e non ho mai visto un laboratorio con la forma cilindrica. Quindi, nel dubbio, io prendo la mia pizzetta, la mangio perché è buona, succulenta, formaggiosa. Ci rimettiamo full vita ed entriamo. Ma qual è la porta? È tipo di fronte a un ammasso di sabbia enorme. Ok, vedete com'è spawnato? Ero tipo là sopra, dico, ma cos'è questo coso? Una piattaforma per gli aerei. E poi ho visto che era un laboratorio. Ah, questo qua è uno dei laboratori nuovi, perché questo coso qui è nuovo. Basta cliccarci senza tessere e si apre. SCP-811. Ok, non so cosa sia, raga. Che facciamo? Andiamo a leggere la storia prima? Oppure entriamo? Ci sono delle porte, vediamo un po' cosa ci aspetta. No, ok, qua livello 3 ce l'abbiamo. Si sale. Cosa succede qua? Si sale ancora, si sale ancora. Quanto è alto? Ah, perché era un cilindro altissimo. Ho paura. No, ok, calma. No, c'è già la gabbia. Ok, andiamo subito prima a leggere la storia, così ci prepariamo psicologicamente per quello che stiamo per vedere. E poi andiamo e vediamo che cos'è. SCP-811, andiamo subito sulla Wii. Allora, raga, purtroppo la storia di questo SCP è scritta esclusivamente in inglese, quindi mi prendo un po' di tempo per tradurla e poi ve la racconto dentro il gioco, praticamente, senza che ve la leggo. SCP-811 ha una forma simile a quella di una femmina umana, con degli arti sproporzionatamente lunghi e molto sottili, con una zona addominale leggermente gonfia. È alta 171 cm e pesa poco meno di 47 kg a causa della sua strana fisiologia. La sua pelle ha delle leggere proprietà abrasive ed ha un colore verde che serve a mimetizzarlo tra le canne nel suo habitat naturale, quindi è una donna paludosa. È stato osservato che il suo sudore è irritante per la pelle umana. Ha i capelli neri estremamente grassi che hanno dimostrato di essere resistenti alla pulizia con shampoo. Ok. Capisce parzialmente il linguaggio umano ed è coerente con altri studi di casi di bambini selvatici abbandonati, diciamo, a pochi anni dalla nascita. La sua pelle presenta delle superfici palmo plantare, cioè nel senso tipo come gli anfibi che hanno le dita collegate, in poche parole, tipo le pinne, quelle da nuoto. Queste zone producono del muco chiaro di colore verde che ha delle proprietà adesive, quindi possono arrampicarsi con le mani appiccicose praticamente. Qualsiasi altra materia organica con cui entra in contatto inizia a decomporsi rapidamente attraverso processi non completamente compresi, riducendo la materia in un liquido nero leggermente viscoso. SCP-811 può quindi assorbire questo liquido attraverso la sua pelle e metterlo direttamente nel sistema circolatorio. Ok, quindi cioè non mangia, decompone le prede, le fa sciogliere e poi assorbe dal corpo. Ok, è abbastanza strana e paurosa come cosa. Quindi praticamente abbiamo a che fare con una sorta di donna paludosa, donna anfibio. Ok, vediamo un po' cosa c'è qualcosa. Testa di livello 2, Swamp Water Bucket, un secchio d'acqua della palude. Figo, molto molto interessante. Batterie non ci interessano e fogli di carta bianchi, documenti bianchi praticamente. Ok, va bene. Saliamo nell'altra porta, che era quella dove praticamente eravamo andati prima, e siamo pronti a conoscere SCP-811. Finché non
entriamo in contatto non dovrebbe toccarci, non dovrebbe scioglierci, non dovrebbe mangiarci. È strana come cosa. Dio, cos'è? È quella lì, è quella donna paludosa stranissima. Oddio, è veramente strana. E, oh mio Dio, cos'è? È una donna, nuota velocissima in acqua, in quest'acqua super paludosa verde. Ed è verde mimetizzata. Ok, ha delle braccia sottilissime. È vero che le va sottilissime. E ha la pancia leggermente gonfia, è vero. C'è anche un nuovo tipo di porta. Mai vista una porta del genere? È tipo mega barrata. Allora facciamo così, prova ad aprire, prova ad entrare. Ok, non la sto attaccando, quindi non mi sta attaccando. Provo ad avvicinarmi piano piano, mi sto avvicinando. Vediamo se riesco ad avvicinare. No, stai calma, stai calmissima. Calma, cuccia. Dove è andata? Si sta nascondendo. Ha paura? È lì sotto, mi sto avvicinando piano. Ok, no, non mi vuole attaccare. Non mi attacca, è stranissima. Ok, io provo, non voglio attaccarla perché veramente se mi colpisce. Lo so che ora mi dite, per la scienza colpiscila. Non so se voglio colpirla. Vabbè, provo a colpirla una volta. Vediamo un po' cosa fa. No, cos'è? Mi tira strano, aiuto. Via. Chiudi. Mi ha tipo tirato quello strano liquido nero. Mi ha tirato non so, una sorta di veleno. E mi colpiva con quello. Fammi mangiare la pizza. Leva tantissimo e spara velocissimo anche, tra l'altro. Ok, facciamo che ti lasciamo un attimo qua e dobbiamo pensare a un buon modo per trasportarti. Forse fare tipo un fiume da qua fino allo zoo poi potrebbe essere molto molto interessante. Anche molto lungo da fare, immagino. Però magari può muoversi velocemente nell'acqua in questo modo. Non lo so, ma quello che abbiamo visto è qualcosa di molto strano. Molto strano, raga. A parte che è notte, vabbè, ora ci toccherà tornare a casa praticamente di notte, come ogni volta che andiamo al laboratorio. Ma va bene. Chissà, raga, se in realtà basta ricreare tipo il suo ambiente naturale, tipo con quest'acqua qui, e lei automaticamente dopo un po' spawna, cioè si crea. Allora facciamo così, io questo lo lascio qua, tanto non dà fastidio a nessuno. Poi in caso, ecco, la cosa migliore sarebbe avere due secchi, in modo che possiamo creare tipo una pozza infinita e poi prendere all'infinito questo tipo di acqua. Però è tipo stranissima questa acqua, è anche molto bella, molto, aiuto, ok, molto scura, non si vede sotto. E allora questa acqua molto molto interessante. Io direi lasciamola qua, vediamo se magari riesce a spawnare da sola, non lo so, non credo. Però per questo episodio è tutto, raga, quindi mi raccomando, c'è un benissimo, mi piace a questo video, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Tra due giorni se superiamo i 5.000 mi piace con un nuovo episodio di HCCP. Poi ci vediamo anche martedì in live, sabato a Perugia, domenica. Ci vediamo ovunque, siamo ovunque. Comunque, raga, per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo presto. Linea allo studio.